Regina Cesena 1-2, Verona Livorno 1-1, Brescia Bari 1-1, Empoli Lanciano 2-2, Grosseto Modena 2-0, Juve Stabia Ascoli 1-1, Novara Crotone 5-1, Padova Pro Vercelli 0-1, Sassuolo Cittadella 1-0, Spezia Varese 0-0, Vicenza Ternana 0-1. Per questa classifica Sassuolo al comando 70 punti, Livorno 59, Verona 57, Empoli 50, Varese 47, Brescia e Padova 42, Juve Stabia 40, Novara 39, Modena Ternana e Lanciano 38, Ascoli Cittadella e Cesena 37, Crotone 36, Spezia 35, Bari 33, Regina 32, Vicenza 31, Pro Vercelli 25, Grosseto 22. Vicenza, stadio Menti. Dopo una serie negativa di 4 sconfitte interne consecutive, il gruppo di Dalcanto è chiamato a far punti salvezza con la diretta concorrente Ternana. Entrambe le squadre hanno il loro tallone d'Achille nella fase offensiva. Il Vicenza non va in gol in casa da 213 minuti, la Ternana complessivamente da 195. Formazioni nel 4-4-2 di Dalcanto. Tiribocchi è preferito a Malonga in attacco al fianco di Bocinov. Squalificato Vitale, Toscano conferma invece il 3-5-2 con Botta a centrocampo al posto di Miglietta e Ragusa esterno sinistro. La prima azione è del Vicenza, non arrivano Bocinov e Tiribocchi verso la porta avversaria. Al 20° la prima sostituzione nelle fila della Ternana, Litteri rileva l'infortunato Maniero. Vicenza vicino al vantaggio al 28°, l'azione nasce sul settore destro dai piedi di Bocinov, Tiribocchi fa proseguire Ciaramitaro che chiude il triangolo. La conclusione ravvicinata del tir è respinta da Brignoli. Minuto numero 44, lancio di Masi per Diandà che è bravo a crederci e scaricare nel mezzo per la corrente Litteri. La girata del 24enne attaccante della Ternana è spettacolare e vale l'1-0. Per Litteri è il 7° gol stagionale in B. Con le immagini di Roberto Lanciotti siamo ora al 7° della ripresa. La veloce azione di contropiede della Ternana porta al tiro Botta. Bremek sventa in angolo. Dal canto vede la sua squadra in grave difficoltà e ne cambia radicalmente il volto nell'arco di 5 minuti. Padalino, Giacomelli e Malonga sostituiscono Bellazzini, Lasco e Tiribocchi. Toscano fa invece riposare Alfaghene. Ceravolo alla mezz'ora va a far compagnia a Litteri in attacco. Vicenza in avanti al 34°. Come vedremo tra poco, Giacomelli, la sua azione personale sulla destra, un cross nel mezzo preciso, colpo di testa ravvicinato di Semioli e Brignoli salva in angolo. Momento molto positivo per il Vicenza. I veneti cercano in ogni modo la via del pareggio. Ciampi ammonisce però in questa circostanza Padalino per simulazione che crolla letteralmente a terra sul contatto con Botta. 40°, è un forcing del Vicenza. Il sinistro di Semioli in piena area è deviato in angolo. Poco più tardi una combinazione Bocinov-Giacomelli-Bocinov. Allo scadere il bulgaro che non trova lo specchio della porta Umbra. Importante quindi il successo della Ternana, un successo fondamentale in chiave salvezza. Dal suo canto invece dobbiamo dire di un Vicenza che davvero ha fatto male, che è arrivato al 5° stop interno consecutivo. Nostro migliore in campo senz'altro Gianluca Litteri, autore di un gol strepitoso. Almenti Vicenza 0, Ternana 1, linea ad Andrea Fusco. Continua ad essere avaro di gioie il Menti per il Vicenza, 5ª sconfitta di fila, la 3ª consecutiva per 0-1. Festeggia invece la Ternana, alla quale è bastato un gol per ottenere un successo importantissimo in ottica salvezza. Alla ricerca della prima vittoria casalinga del 2013, Dalcanto conferma la squadra che fece suo il derby col Padova, eccetto Ciaramitaro al posto di Cinelli e Tiribocchi per Malonga. Toscano invece deve fare a meno di Vitale, squalificato, e opta per Ragusa sinistra con Botta titolare. Inizio di match equilibrato, il primo che osa è al 7° Alfaghene che con un diagonale manda la palla fuori di poco. 4 minuti più tardi è sempre lui che ci riprova da posizione centrale, ma Bremek blocca senza problemi. Si vede il Vicenza con Bocinov che parte da lontano, poi calcia in porta da fuori area e Brignoli para in tuffo. Ancora l'ex Parma protagonista, stop di petto, tiro di sinistro, ma di nuovo nulla da fare. Al 23° l'acciaccato Maniero costringe mister Toscano a optare per il primo cambio. Esce l'attaccante
che fa posto a Litteri. Vicenza vicinissimo al vantaggio al 24esimo con Ciaramitaro che in area serve tiribocchi, ma l'estremo difensore della Ternana respinge la conclusione ravvicinata. Non molla però la Ternana, preciso il cross di Diandà dal fondo per la rovesciata di Litteri che al 44esimo porta in vantaggio la Ternana. Splendida l'esecuzione dell'attaccante umbro, per lui settimo sigillo in campionato. Nel recupero c'è solo il tempo per il gran tiro di Milanovic da fuori area che finisce alto oltre la traversa. All'ottavo minuto della ripresa ancora gli ospiti mettono alla prova Bremek che vola a deviare in corner il gran destro di Botta. Occasionissima per i padroni di casa, Semioli servito da Giacomelli indirizza il pallone di testa sotto la traversa, ma Bregnoli con un miracolo manda in angolo Vicenza ad un passo dal pareggio. Ancora padroni di casa pericolosi sugli sviluppi del corner biancorosso, si scontrano Ciaramitaro e Milanovic, la palla finisce ancora Semioli che calcia direzione porta, ma la spalla di Masi devia. Nel primo dei 4 minuti di recupero Giacomelli crossa dal fondo, Božinov calcia al volo ma colpisce l'esterno del palo. Sul finale c'è tempo anche per la fuga in contropiede di Ceravolo che a tu per tu con Bremek liscia il pallone. Poco importa agli umbri visto che è bastato il gol di Litteri per portare a casa i 3 punti e salire a quota 38 agganciando in classifica Modena e Lanciano.